Una città che cambia volto, con palazzi che si rinnovano e nuove opere che sorgono, trasformando interi quartieri. E Bari, l'evento organizzato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, nel suo quinto appuntamento dedicato all'architettura, ha raccontato la città del passato, provando a immaginare quella che verrà. Abbiamo affrontato proprio il tema delle architetture della città, questo per riflettere un pochino anche sull'idea innovativa che fu, per esempio, creare un palazzo come quello di Mincuzzi o i palazzi, diciamo, di cui vediamo tante, tante icone camminando per strada. Esperti di varie realtà si sono confrontati sui bisogni e sui progetti per la città del futuro. Prima di guardare al domani, però, è necessario riscoprire il proprio passato. Stiamo promuovendo la mappatura di tutti gli edifici realizzati a Bari, sono oltre 60 da Saverio De Guardi nella prima parte del Novecento, con la finalità proprio di far conoscere questo itinerario culturale, architettonico, artistico, turistico, che è disseminato di preziosissime testimonianze. La strada da intraprendere è quella del recupero degli spazi esistenti. Credo che Bari vada sicuramente nella direzione di una rivisitazione di quelli che sono ormai gli aspetti che generalmente prevedevano un piano regolatore, il recupero del territorio soprattutto e quindi la riduzione degli spazi, perché ormai credo che gli spazi incominciano a essere carenti. Un percorso già iniziato grazie anche ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Chiaramente i lavori di punta saranno la realizzazione di Costa Sud, la riqualificazione di tutto il fronte mare da Santo Spirito sino a Torremare e tanti altri interventi che, grazie ai contributi del PNRR, ci aiuteranno a realizzare tutto quanto. La riqualificazione e la creazione di nuove opere va fatta però nel rispetto dell'identità locale. Spero per Bari che gli architetti cerchino di non internazionalizzare la loro architettura, ma di rispettare l'ambiente, di rispettare le caratteristiche nostre.